Nel video di oggi andiamo a realizzare un profumo che va a ricreare l'intera pianta dell'albero di arancio, il Citrus aurantium. Vedremo come andare a creare un albero intero di arancio attraverso tutte le essenze dal quale vengono estratte. Iniziamo col mettere 10 ml di alcol all'interno del becher. Questo sarà il nostro solvente per gli oli essenziali che andremo a utilizzare. Ecco qua. Questo è alcol buon gusto, cioè quello che si usa anche per liquori. Ok. Poi andiamo a mettere come prima essenza il petit grain, che è appunto la nota di base e cuore. Iniziamo con 8 gocce, iniziamo. Secondo step è mettere invece le goccine di fiori di arancio per creare appunto la nota di cuore e ne mettiamo 5. Lo sentiamo come è cambiato, come il petit grain e il neroli si armonizzano. Possiamo andare avanti e mettere invece la nota di testa, appunto la scorza di arancio amaro. Di questo ne mettiamo 5 gocce. Se vogliamo il profumo con un'intensità più blanda, possiamo aggiungere alcol, altrimenti lo possiamo già imbottigliare così. Prendiamo una bottiglietta, va bene, qualsiasi spray che avete, adesso io ne ho fatti, questi sono 10 ml, con una percentuale di concentrazione di circa un 5%. Quindi siamo in una eau de cologne. Lo imbottigliamo e abbiamo un profumo che va a ricreare l'albero intero dell'arancio, del Citrus aurantium, varietà amara, perché abbiamo messo la nota di testa di arancio amaro. Mettiamo lo spray e lasciamo riposare almeno per una settimana. Ricorda molto la colonia, perché comunque queste essenze sono sempre state utilizzatissime nei profumi rinfrescanti estivi. Petit grain, i fiori di arancio e la scorza di arancio sono stati i primi ingredienti per le colonie. Quello che abbiamo creato oggi è un accordo per lo sviluppo di profumi ulteriori, cioè che fanno da base per creare dei profumi più complessi. Accordo verticale, perché va a mettere insieme note che non hanno lo stesso tipo di volatilità. Abbiamo il legno, che è una nota che tende più alle note di base, abbiamo il fiore, che è una nota che tende appunto più alle note di cuore, e l'arancio, che è una nota di testa, quindi si sviluppa in verticale, non in orizzontale, come possono fare essenze con lo stesso tipo di volatilità come il gelsomino, il ylang ylang e tuberosa.